Amiche e amici, speriamo bene, eh? Vediamo un po'. Sto proteggendo il cellulare dal sole, ho avvolto la tenda perché sennò creava delle bruttissime ombre. Allora, adesso ci sfogliamo. Motivi ad uncinetto. Tutto nuovo per noi. Guardate qua, è nuovo. Quindi non sono progetti, si spera, già editi. E ci sono un sacco di cosine carine che mi hanno attratta, ecco, una rivista leggera, la mettiamo nella borsa, un gomitoletto, un sacchettino, un uncinetto e ci facciamo un braccialetto, perché no? Insomma, ci facciamo quello che ci pare. Però adesso vi dico che cos'è che mi ha spinto ad acquistarla. Ultimamente sono molto propensa verso il crochet, ma il crochet tranquillo, quello da tutti lì. Sei Lisa da noi, scuola di ricamo. Va bene, che bella la farfalla che si alza. Allora, ora ce lo sfogliamo, eh. Piccolo formato, non vi ho detto il prezzo dell'altro, questo è 5,90 euro e nel video precedente abbiamo sfogliato l'uncinetto di Joe di stagione, il numero che non lo so, numero 39, a 6,90 euro. Ma YouTube è gratis, ho capito. Io non ci sto col cellulare tutto il giorno, ma non sono di quelle che vive la vita attraverso il cellulare, che tutto quello che guardo attraverso il cellulare, così come le cose da scopiazzare. Oh, questa è una bella tovaglietta con i ciccioli in rilievo. Guardate che belle tazzette in ceramica. Oh, ma piaso, eh? Le uso, io le uso, non so voi, ma io le uso. Bellissimo trovo anche questo pannello. Dice, ah, ma ci si potrebbe fare uno scialle difficile, perché non lo so, il tema potrebbe anche essere carino, voi lo pensate, guarda, sulla schiena verrebbe così. Vedo che spesso non si fanno quelle considerazioni dei motivi. Li facciamo in verticale, però poi come ci risultano in orizzontale? Perché sulle spalle buona parte di quello che abbiamo realizzato lo vedremo in orizzontale. Questo si presta anche a caruccio, devo dire la verità. Certo che il filo deve essere sottile, è allora prezioso. Ho un cordonetto bello luminoso, bello tenace, che non diventa papocchioso tempo poco. Insomma, sì che gli scialli non vanno lavati come l'intimo, ma ecco. Poi magari delle rifiniture non eccessive. Oh, a me è piaciuto molto questo. Lui, che come vedete, ha i punti già belli aperti. Dobbiamo fare una distinzione comunque nel valutare la resa dei punti tra l'abbigliamento, scialli, maglie e il tendaggio, il merletto da casa, d'arredamento. Qualcosa può essere carino, dilatato, però i pizzi che reggono nel tempo, negli asciugamani, negli strofinacci, deve essere realizzato con un cotone bello pulito, che tenga nel tempo, che non manifesti peletto tempo poco. Questo è molto bello. Lo vediamo anche abbastanza nervosetto nelle sue catenelle. Lui è delizioso come motivo per una tovaglia, a parte che andiamo a sacrificare i suoi bei volumi con le stoviglie sopra. Un vestitavolo potrebbe, una bella tenda, un pannello, sì. Allora, un pannello copriporta, questo mi piace. Certo, gli insetti da questi spazi passano, però lo monterei insieme ad una bella garza o anche un tulle di quelli da battaglia, insomma. Oh, un dietro, una fodera, sì, bellissimo, trovo delizioso. Come scialle, sì. Infatti mi ha fatto venire in mente la mia bella canapa e lo proverò. Potrebbe anche essere un prossimo capo che andrei a realizzare con la mia canapa. I punti non ve li posso far vedere, ma ve li racconto. Sono delle maglie alte quadruple addirittura. Uno, due, a me sembra triple, non sono le quadruple, non le vedo. Oh mamma mia santa, non vedo le quadruple, dovrò prendere la lente. Ah sì, ok. Allora, maglie alte, maglie triple, maglie quadruple, catenelle, maglie basse, tutto qua. Con un bel rilievo, tra l'altro. L'andamento è orizzontale, quindi si lavora, avete visto? Si lavora per lungo, questo è il senso. Tra l'altro viene anche rifinito da uno smerlo naturale in tutti i lati, quindi non richiede scervellamenti. Molto carino.
Può diventare anche un bordo da cucire, eh? Allora, vediamo un attimo qua che ci sono le spiegazioni che si mescolano. Oh, questo mi sembra montato a rovescio, tra l'altro. Vabbè, abbiamo dei bei rosoni. Perché no? Tono su tono, sul tavolo chiaro. Vedete che qua abbiamo qualcosa di molto trasparente e delicato, che potrebbe essere. Cosa potrebbe essere? Un lino così sottile? Non lo so, non credo. Allora, aspettate un po'. Abbiamo motivi estivi come le conchiglie, su una bella spugna in ciniglia. Mannaggia, sfogliare sta rivista è una pena perché ha le spiegazioni insieme. Mi ingegno, eh. Oh, abbiamo un bello spicchio che gira torno torno. Bello. Un écru con una base chiara, carino, la brocca, i bicchieri, bello, mi piace, le pansè e le rose. Vediamo, io lo sollevo così non mi guardate. Sì, si forma un quadrato, una cornice che forma il quadrato, scusate il braccio, ma in realtà circonda una tovaglia rotonda. Oh, poi abbiamo un delizioso pannellino, un po' infantile, carino però che può servire nella camera dei bambini per raccontare del loro paese, se abitano in un paese, del loro quartiere o dei quartieri dei nonni. C'era una volta e qui ogni volta, a seconda di dove cominciate il racconto, ne inventate uno nuovo, perché no? Bella la console con i libretti, con il dolcetto, con... Io ho il tè qua. Aspettate un po' che lo bevo con voi, se no non sembra di farvi compagnia. Oh, lei invece la mia torta che tengo in frigo, la nuova torta gluten free di Valeria del canale La Celiaca dell'Etna, torta gluten free con le pesche. Buona, la tengo in frigo. Sì, sapete che la frutta fa la muffa fuori, eh? Poi è buonissima, buona, buonissima. Andate a leggere la ricetta che è semplice. Fecola e farina di riso, non vi svenate. Allora, qui fanno vedere dei procedimenti, non posso far vedere, non posso far... Oh, un'altra cosa che mi ha attratto è questa. Sempre considerando le tende, io che amo le tende, però poi non le metto perché amo guardare fuori senza le tende, però una finestrella qua nell'ingresso che non ha tenda, ce l'aveva, ma l'ho tolta perché mi piace guardare fuori. Però in effetti se schermasse un po', sì che c'è anche l'inferriata, ma ecco. Ma a me sembrano tutti riprese a rovescio queste cose, non sembra un cavolo, Maria Vittoria, a me sembrano a rovescio questi fiori. Vabbè, comunque questo lo trovo veramente come scialle troppo aperto, no, 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 come scialle no, ma a parte come tovaglietta sì, ma come tendina la trovo adorabile, dove non serve schermare. Quando serve schermare tanto un pannello che faccia da fodera, da fondo, tono su tono, un tono leggermente più scuro, dipende un po' da quanto dovete schermare. Noi abbiamo la scala, però volendo si può vedere anche no, verso la cucina no, però si nota la scala. E noi in casa viviamo in assoluta libertà, devo dire la verità. E quindi forse qualcosa la sera che schermi, oltre alla tapparella, che vabbè, la tiro sempre, la abbasso sempre abbastanza tardi, perché la luce del lampione mi permette di non accendere luci nell'ingresso. Lei mi piace, la trovo bella, originale, la trovo molto moderna, tra l'altro, la vedo in tutti gli arredi, in tutti gli stili. I punti sono facili, maglia alta doppia, maglia bassa, mezza alta, catenelle e mezze basse. Oh, guardate che bellina, queste mezze tende le trovo adorabili. Anche lei potrebbe avere un suo perché, ad esempio su nella mia finestra in camera. Certo, la mia finestra, le mie vetri, le mie ante, non so, sono stretti. È una porta finestra perché sopra abbiamo il balconcino poggioletto. Però lei è bella, ecco lì di sopra non ho le inferriate, potrebbe essere carina, eh? Carina, mi piace il motivo. Anche i gerani che le farfalline mi stanno uccidendo tutti, poveri gerani. Allora, vediamo un po', eh? Ora cosa vi pesco. Abbiamo un cuscino molto carino, lillino.
Questa panchina, sapeste quante volte la vestirei? A parte che adesso abbiamo il catafalco di Oreste che se ne occupa più della metà, perché gli abbiamo lasciato lo scivoletto, l'accesso, giusto un posto sedere, sarebbe da tre. Mi piace la nostra panchinetta vecchia della Paolina in ferro che abbiamo fatto turchese. Poi cosa c'era che mi piaceva? Ah, anche questo motivo qua è molto carino. Come mezze tende o mantovanine. Quanto fanno allegre le case nei paesi? Le andiamo a cercare, non dite di no, che non le guardate le finestre in giro. Nei paesi noi ci aspettiamo le finestre, così quando, ogni volta che vado a Bolsena guardo tutte le finestre, ogni tanto ne trovo di cose carine da fotografare, a volte sono troppo lontane e non riesco. Eh sì. E io qua non ho fatto niente per la mia casetta. Sai che cosa abbiamo? Scusate. Oh, pizzettini, pizzettetti. Voglio andare a prendermi degli asciughini da fare anche la mia bambina dal negozio che vende, dal nostro bazar di paese. E voglio fare dei merlettini, visto che la Camilla fa piacere, ma anche a me, eh. Io, i miei me li fregherebbe sempre i miei storici anni 60, 70 originali. Allora, qui abbiamo una tovaglietta. Può essere una tovaglietta, può essere un centrotavola. I pescioni, abbiamo i pescioni e i granchi come tema. Bella anche questo centrotavola. Guardate che, a parte che bella questa, certo mi piacerebbe realizzarla a Camilla, lei che è un peso piuma. Le farebbe piacere avere nella terrazza. Carino anche il cuscino con le applicazioni. Allora, non so se avete notato quanto costano i cuscini. Allora, eccolo qua, il centrino con i motivi estivi. Tanto questo centino, vedete che fa le ombre, quindi secondo me è stato appena appena imbastito, così poi se lo recuperano perché è troppo staccato qua. Boh, vabbè, comunque è carino, con i pesciolini d'argento, di vetro, chissà. Bello, turchese, come la mia tovaglia crochet. Allora, tovaglia, ho rifinita. Oh, qui vediamo le applicazioni sulla tovaglia. Anche lì troviamo due o tre teli carini, non siamo capaci di fare l'orlo, non abbiamo voglia di sbattimenti, di tirar fuori le macchine da cucire se le abbiamo, non vogliamo cucire a mano. Oh, cuce svelto, ci fa una bella rifinitura a macchina e poi ci facciamo le applicazioni a crochet. A volte ci castriamo un po' nei nostri slanci artigianali perché vorremmo fare tutto, vorremmo essere precisi a fare tutto. Possiamo anche delegare qualcosa, eh? Chiediamo un preventivo, vediamo se il gioco vale la candela, noi ci divertiamo con le applicazioni e il resto lo facciamo fare, perché no? Ah, diamo del lavoro anche agli altri. Allora, vediamo un po' se le cazzo, tanto è mio. Oh, mamma mia, eccolo qua, guardate che carino. È proprio carino, eh? Certo, qua bisogna lavorare con filati belli saldi. Carino, anche lei cespuglio, mi piace. Oh, poi abbiamo oh, il momento del dolce. Che buono! Io adoro i dolci da credenza, eh? Adoro le credenze, adoro i dolci da credenza. Faccio spesso, come avete visto, dolci da credenza. Questo è un tè macchiato con latte, non è un caffè latte. Diciamo che i filati così marezzati non sono per il mio gusto nella realizzazione di queste cose, però volendo, ma bella la tazzina, anche l'alzata. Sono tutti i giochini che noi in casa usiamo, eh. Questo è il particolare, no, ci sono le spiegazioni, non posso. Allora, qui c'è il centrino che abbiamo visto poc'anzi. Fa molto anni 70, in questo verde. Una bella pianta di salvia, la mia sta benissimo. Parlavo col vicino che me l'ha regalata, che era moribonda, invece l'ho ripresa. Ha fatto tutto da sola la posizione. Oh, guardate un po' che belle stoffettine. Anche lì, quando siete al mercato, che vedete dei begli scampoli, che pensate, oh mamma mia, devo fare l'orlo, devo fare la smacchinata di zigzag, la macchina ce l'ho, non ce l'ho, è da registrare. Andate, cucito svelto, è più al dirlo che al farlo. Vi togliete una soddisfazione, poi una volta smacchinate, coprite il zigzag con, o fate fare un orletto più carino se vi va, però lo zigzag, andiamo, e lo coprite con, sì, qua si vedrebbe, eh. Lo coprite con un bel bordino, vi divertite. Qua hanno fatto la curva stretta, vedete? Qui è un problemino, eh? Non abbiamo fatto abbastanza punti in angolo. No, buono. Vedete qua.
sta andando via il sole. Allora, vediamo un po' cos'altro c'è di caruccio. Oh, sono carucci. Ammazza quanti bottoni. Allora, qui abbiamo un altro asciughino, tutto pieno di bottoni, tutto carino, con tutti gli uccelletti, mamma santa. Questo giusto per le mani in cucina, ma tempo poco diventerà come, e te toglie tutte ste menate, per poi la, vabbè no. Questo ve l'appoggio nella tendina in cucina, ma non per l'asciughino, perché sareste sempre a mettere e togliere, anche no. Ah, non vi posso farlo vedere, non lo posso far vedere ravvicinato, ma c'è un uccellino proprio carino. Oh, qui no, altri particolari. Questi sono carini. Allora, io così alti ho quelli della Nutella degli anni 70 che me l'hanno regalati proprio qua in paese, me l'aveva regalati la mia amica che non c'è più purtroppo. Mannaggia, la Rosanna, ogni volta che passo sotto casa è un po' un disastro, perché mi viene da chiamare, mi viene a salire. E invece no, so che la nonnina non è più in quella casa lì, è andata a stare con un figlio, giustamente lì. Tanto lei non le cambia la vita, non riesce, non è in non era in grado di sapere dove stava. Stava bene, era accuditissima ed è accuditissima anche adesso sicuramente. Ma era a casa del genero, insomma. Forse una nota di dolore quotidiana a sapere lì la nonnina, chissà. E mi dispiace perché con la nonnina le abbiamo vissute tante, ecco, insieme a Rosanna, quando le andava a potare, a togliere qualche ciuffettino ai fiori, le rasava tutti. Oppure quando stava con noi in giardino, la trovavamo nascosta dietro le piante a fare le peggio cose, no, troppo carino. Che poi sempre questo viso sorridente come sua figlia. Io sono contenta di ricordare Rosanna sempre col sorriso, con quella risata, una risata particolare. E io Rosanna nelle orecchie ce l'ho così, negli occhi anche, per fortuna. Abbiamo condiviso anche dei momenti difficili nella casa di là, meno male che ho avuto lei e suo marito, mamma mia che vitaccia che ho fatto per 6 mesi. Era un'estate molto più calda di questa. Io vorrei ricordarvi che sotto al gazebo, c'era un gazebo di quelli telati, verdi, sotto alle frasche di altre piante, insomma, non era un gazebo sotto al sole, chiama dritto, e noi andavamo in piscina alle 6 più o meno, mi chiamava la Ro. Quando aveva sistemato la mamma, la merenda e tutta la vecchietta, la cena. E noi sotto al gazebo c'era un termometro digitale, segnava 45-47 gradi alle 18 del pomeriggio. Parlo di 6 anni fa, quindi a me quest'estate mi fa un baffo. E mi ha regalato i bicchieri dritti così, ma hanno i decorini. Certo che potrei fare. Questi sono carini perché hanno 3 colori ciascuno. Potrei fare tutto un celeste che richiama l'acqua fresca, il celeste. Sotto ci sono i fiorellini tipici che chissà in quanti conoscete. Potrei anche farlo, che mi diverte. Potrei anche utilizzarli. No, non posso farvi delle spiegazioni. Qui abbiamo, ecco, questi colli a crochet non li amo. Troppo pesanti, non si vede niente perché si accasciano. Chi li porta corcardo? Ma no, anche no. No, 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 no. Lo scaldacollo io non lo. Ah, guardate, come forma lo userei come paralume. Ecco, come paralume forse, forse. D'estate mi piace la casa un po' tutta cicciosa, chiccia, tutta telosa. Poi d'inverno no, perché ho la stufa a legna, diventa nero tempo poco. L'idea dei braccialetti non mi dispiace. Non mi dispiace per niente. Vediamo, chissà se li vedete. Vedete? Qui abbiamo una forma, tra l'altro, inamidata, che ricorda un po' il vuotatasche, chissà quante abbiamo fatto. E mi piace molto invece la sciarpa. La sciarpa sì, ma la vedete? Vediamo un po', vi oriento così. Vedete? Chissà cosa vedete. Non avete visto niente? Vabbè, ma avete sentito raccontare. Allora, qua no. Tra l'altro, carino l'esempio di questi punti. Non vi posso far vedere le scuole. Oh. Questo scialle non mi dispiace, proprio con il filato variegato e il punto, quello lì che non mi ricordo come si chiama. Il punto peruviano. Carino, lo scialle lo appoggio, il braccialetto anche. La sciarpa è una chevron. La sciarpa, anche nella sciarpa non si vede. Aspettate, scusatemi un attimo. Oh, allora. Aspetta, non posso far, no, niente, non vi posso far vedere niente. C'erano degli esempi carini dove
Questo punto peruviano viene realizzato con filati diversi, molto diversi. Tra questi c'è un mohair, e no, non posso perché ci sono delle spiegazioni scritte. Molto carino il braccialetto, spiegazioni scritte, spiegazioni, spiegazioni, no, niente da fare. Sì, anche la sciarpa è fatta con quel punto peruviano in tre colori e con altri punti che si alternano. Vediamo un po'. No, vediamo un po'. Ecco. Allora, basta, l'abbiamo finito. Lo abbiamo finito. Vediamo un po'. Eh sì, basta. Spero che vi sia piaciuto. Esempi posti. Ma guardate com'è bellina questa tenda. Questa è proprio carina, eh? Però questa è proprio di quelle che ci aspettiamo dalle finestrelle di paese. Che poi ci sorprendono nelle finestre delle case di città. Beh, è un numero che vi appoggio? Certo, capo, l'ho comprato. Non me l'hanno regalato, l'ho comprato. Ciao!